Secondo tempo della sfida fra Roma ed Atletico Madrid, semifinale, ci si gioca l'accesso all'ultima partita, alla partita che mette in palio la Coppa, che mette in palio quindi l'Europa League, con l'Atletico che ha sviluppato un punteggio molto molto positivo durante la prima frazione, 3-1 contro la Roma di mister Di Palma e del presidente Cassese. Sì, è un Atletico che ha manifestato la sua forza, il suo collettivo proprio ai danni della Roma, però da dire che la Roma ha fatto la partita, ha giocato bene, ha cercato più di una volta la via della rete, sfortunati gli uomini gialloneri, giallorossi, non hanno trovato appunto la via della rete con facilità, almeno non l'hanno trovata così come l'hanno trovata gli uomini dell'Atletico Madrid, che una volta con una disattenzione difensiva, un'altra volta con ancora una disattenzione difensiva, hanno trovato il doppio vantaggio e hanno chiuso il primo tempo col punteggio di 3-1. Sembra partire bene il secondo tempo per la formazione capitolina, due conclusioni imprecise entrambe ma ben costruite, qui Cassese, gran recupero. Dopo gli svarioni della prima frazione si è tornato col quintetto base in campo, quindi con De Feo, Simonetti, Brancato e Salvatore Cassese, che rappresentano i calcettisti sicuramente più tecnici e forse più affidabili di questa formazione, non per altro ma per diciamo la capacità di giocare insieme, il fatto che si conoscono già da tempo e quindi sono abbastanza assestati. Sì, ma guarda Gianto, per quanto riguarda la Roma, il quintetto base, credo che la dirigenza ma anche gli stessi calcettisti sappiano qual è la forza della loro squadra, qual è il quintetto migliore con le migliori caratteristiche fisiche e tecniche. Forse non me ne vogliono gli amici della Roma, andare in 9 sul campo non è l'ideale, soprattutto per quanto riguardano queste partite importanti come appunto l'accesso a un'eventuale finale. Deve esserci intelligenza da parte di tutti, in quanto non è matematicamente possibile riuscire a schierare tutti i 9 calcettisti con continuità, come poi vedremo durante tutto il prosieguo del match. Quindi a volte bisogna lasciare spazio ai propri compagni di squadra per gioire poi tutti quanti insieme, perché comunque al di là dello scendere in campo le partite si vincono e si perdono tutti quanti insieme. Ovviamente questo è chiaro, non è facile salire sul carro dei vincitori, mentre qui attenzione, disattenzione clamorosa. Prova Bonauro con un pallonetto, tuttavia Riccio non si fa sorprendere, lo stesso Brancato prova il tiro nuovamente, calcio d'angolo, bisogna sfruttare questi calci piazzati da parte della Roma, ma sembra essere troppo statica la proiezione offensiva, Cassese sul punto di battuta, centralmente per nessuno, non ci sono movimenti e si gettano alle ortiche occasioni interessanti. Per chiudere il tuo pensiero di prima, Giorgio? Che principalmente c'è anche il campionato, Giando, per far giocare le riserve, cioè per dire siamo in 12 sulla lista, cerchiamo di giocare tutti e 12, ma negli appuntamenti importanti è inutile fare ressa, fare folla sulla panchina, perché a discapito ne va sicuramente a perdere la concentrazione, la qualità e anche la lucidità della squadra. Un gruppo molto coeso, quello della Roma, che adesso prova a spingersi in avanti con Cassese che divora un'occasione importantissima da rete. Punteggio che resta di 3-1 a favore dell'Atletico. Un gruppo tanto coeso che molto spesso è un caso curioso da notare, insomma, molto spesso anche durante il campionato il numero minimo di calcettisti in panchina era 2 o 3, per un gruppo complessivo di 7-8 persone che veniva a giocare ogni match, quindi tante presenze, diciamo che non ci sono assenti ingiustificati per la Roma. No, ma questa dimostrazione proprio della bellezza di questa squadra, tutti amici che mettono da parte i propri impegni per onorare il trofeo Jackman, onorare la Roma, onorare quindi l'amicizia, un po' il simbolo dell'amicizia che lega questi ragazzi, ma c'è da dire che quando si tratta di vincere, onorare l'impegno sì, ma con cognizione di causa,
con la testa sulle spalle e se io, tra virgolette, sono un po' più scarso, mi faccio da parte, magari vengo a seguire le gesta degli amici, ma lasciando spazio a chi è più forte di me. Intanto qui un'azione interessantissima, doppio scambio, palla fra le gambe del portiere, arriva il gran gol di Sasi Cassese con la Roma che torna a 2, Atletico ancora a 3. Guarda, Giando, in questo secondo tempo la Roma è scesa sicuramente con un'altra cattiveria, con un'altra fame. Si è visto proprio Salvatore Cassese come a inizio match abbia rincorso un avversario per poi rubare palla e ripartire con una fame, con una cattiveria da squadra che vince, da squadra da battere. L'Atletico Madrid adesso un po' sornione, cercherà in qualche maniera di mettere un altro punto, a separare, appunto, ad allungare il vantaggio sulla Roma. Vediamo un po'. Intanto Brancato se la porta sul sinistro, serve De Feo, la sua conclusione ribattuta per tornare all'azione precedente, un'azione bellissima da Accademia del Futsal con una difesa che stava tornando in posizione, non era schierata ottimamente, ma comunque i calcettisti della Roma non erano da soli, qui intanto un altro tiro interessante di Simonetti. Proprio lui ha trovato il tracciante perfetto per Cassese, costretto a superarsi contro un portiere in gran forma, quindi palla fra le gambe Un doppio e scambio. gol che mette comunque nuovamente in bilico la partita. Assolutamente sì, la riapre in quanto il Real Madrid, io chiedo scusa, la Roma mi pare proprio abbia trovato i giri giusti, abbia decisamente spezzato il fiato da un certo punto di vista, mentre l'Atletico Madrid ancora una volta sornione con sporadiche azioni offensive, però devo dire azioni offensive sporadiche, ma sicuramente d'effetto, sicuramente precise, dove l'Atletico Madrid porta la maggior parte dei suoi calciatori, dei suoi calcettisti alla conclusione, bravuriccio, ma alle volte disattenta anche la Roma. Intanto qui ottimo break di Brancato che non riesce a tramutare in offensiva la ottima proiezione difensiva. Buonissimo il break, la palla rubata, stile centrocampista che gioca box to box, modello Marchisio insomma. Tuttavia non c'è stata la possibilità di concludere verso lo specchio di porta. Intanto il pressing asfissiante di De Feo che veste una curiosa fascetta per contenere i ricci. Diciamo cambi di stile anche a giochi in corso. Adesso sembra un cestista anni 70 americano. La Roma sicuramente non lascia nulla al caso, molto stilosi i calcettisti di questa squadra. Tra l'altro Vincenzo De Feo capitano dopo l'esclusione di Giampaolo Cassese. Più che l'esclusione, si tratta di un vero e proprio infortunio, oserei dire radiofonico. Tuttavia, sorvoliamo, torniamo al futsal con Simonetti ancora in avanti. De Feo sembra aver abbandonato definitivamente il ruolo di centrale difensivo, forse un suggerimento di Di Palma, ma molto probabilmente no. Al suo posto c'è Brancato ad abbassare il baricentro, mentre ora è proprio il numero 8 a portarsi in proiezione offensiva. Diciamo che ci sono i giusti scambi, i giusti meccanismi. Con Simonetti che prova il tiro nuovamente ribattuto, a volte si tira per un po' di pigrizia, bisognerebbe trovare sempre lo spiraglio libero piuttosto che provare questi tiri che tornano poi nella fase difensiva. Ovviamente questo è chiaro e mi sembra che oggi il numero 6 della Roma stia calciando quasi senza voglia, non convinto, giusto per alleggerire la pressione, ma in ogni caso Filippo Simonetti fa pendere l'ago della bilancia, è un giocatore eccezionale che lascia giocare bene la squadra, ma questa sera c'è bisogno del massimo, c'è bisogno del 100% da tutti i calciatori della Roma per riuscire a ribaltare i risultati. Mentre poc'anzi che amnesia difensiva da parte di Cassese, tuttavia palla recuperata per l'ennesima volta, in questo caso da Brancato che prova una verticalizzazione impossibile, serviva uno scooter a Simonetti per arrivare su questa sfera. Poco male per l'Atletico che forse più per demerito della Roma che per merito personale riesce a mantenere questo vantaggio. Sì, ma Giando, l'Atletico Madrid non lo scopriamo oggi, anche Patron Nappi in campo è sicuramente un ottimo calciatore, un ottimo esponente, mentre qui il numero 7 fa
la guerra con tutti, l'arbitro non fischia perché sulla seconda. E qui un gesto che è passato inosservato a Falco, ricordo benissimo questo gesto, non so se hai notato, maglia tirata Sì, a Cassese con un Cassese pizzico di malizia, qui che andava sanzionato. stava facendo la sua storia, se me lo concedi, usando Sì. questo termine. Cassese stava ritornando in ripiegamento difensivo. Il 7 dell'Atletico Madrid, mi pare Kadiri, un po' scontento dal mancato fischio del signor Falco, è andato a tirare la maglietta. Provocazione pizzicata da parte del numero 7. C'è stata, diciamo, un po' di tempo fa, una puntata del Salotto Jack nella quale si disquisiva della famosa pizzicata. Ai posteri, l'ardo sentenza su questa provocazione da parte del numero 7 dell'Atletico Madrid sul numero 10 della Roma. Fatto sta che il numero 7 dell'Atletico Madrid, Kadiri, giocatore tecnico, si è visto in questa partita, deve mantenere la calma. Merito a Cassese di non essere caduto nella provocazione, poteva esserci una reazione da parte sua che non è avvenuta. Ricordiamo ovviamente che la pizzica sarà un ballo salentino, ma la pizzicata è il ballo tipico del centro sportivo Maracanã. Ancora Atletico con Barbato, una cura che addirittura sembra agire dalla panchina, mentre in realtà si è solo allargato parecchio. Cassese, Simonetti, ancora i pezzi grossi della Roma in avanti. Qui Cassese tutto solo, perde un tempo di gioco, perde la sfera. Davvero delle scelte che non lasciano trapelare tanta velocità mentale, perché anche in questo caso bisognava direttamente aggredire lo specchio di porta senza provare il controllo comunque degli inutili tecnicismi. A volte bisognerebbe essere più diretti nel futsal. Assolutamente sì, Giando, come vedi l'Atletico Madrid d'esperienza ha abbassato i ritmi, ha rallentato il gioco appunto per gestire al meglio la partita. La Roma dal canto suo deve sicuramente velocizzare, cercare quantomeno passaggi di prima, a scavalcare la difesa. E sperare poi che si venga a generare l'occasione giusta per finalmente pareggiare. Buon augurio intanto, possesso senza troppe preoccupazioni per questo Atletico, brancato per Cassese. Ancora il numero 10, maglia importante questa per Cassese, che quest'anno ha fatto vedere buone cose alternate però ad una forma fisica abbastanza approssimativa. Qui un altro buon tiro. Cassese ci mette sempre l'impegno, ma in genere arriva un po' stanco alla fine. Non vuole abbandonare il terreno di gioco, però ha un ottimo destro e ha fatto la differenza in tante partite quest'anno. Sì, sicuramente un valore aggiunto per questa Roma quando è in forma, quando è motivato. Salvatore Cassese che non disprezza, almeno in questa partita, non disprezza la fase difensiva. Sta dando tanto a questa squadra, ha dato tanto nel corso della stagione a questa squadra. Con il passare del tempo è migliorato, quindi Giando, permettimi di paragonarlo a un buon vino che con il tempo invecchia e quindi migliora. Intanto arriva Brancato che prova ad aprire il piattone, palla che termina alta e vedremo l'Aglianico Cassese se regalerà qualche altra gioia nel tempo che resta di gioco. Tanto ancora una conclusione imprecisa. Sullo sfondo è sempre piacevole notare il robottino di Palma che allarga le braccia, batte le mani. C'è da dire però sulla conclusione fallita dall'Atletico Madrid, la illuminante giocata di Buonaguro con il numero 10 che veramente fa la differenza, estrema qualità nei piedi di questo ragazzo che a primo acchito, a prima vista, qualcuno che non lo conosce Può non non pensa. sembrare tanto incisivo. Esattamente, esattamente, un po'. Esistono giocatori che un po' come Sodigna, no? Per gli amanti del calcio, mette qui break dance da parte di Vincenzo De Meo che perde palla clamorosamente. E
Bonacuro proprio tutto solo. Vedi, la Roma non deve concedersi questi errori, mentre voglio chiudere su Bonacuro testa, ma anche altri esponenti della virtù del calcio, magari non saranno in formissima, non supereranno la prova costume, ma la prova tecnica dei piedi sicuramente la superano con un voto superiore al 9. Una scuola di sontuosi numeri 10, quella che ogni tanto abbiamo il piacere di osservare al Centro Sportivo Maracanã. Intanto in precedenza la breakdance di De Feo ci trasporta nel Bronx, dove è nato l'hip hop rispetto al green del Maracanã. Poco male per la Roma, che è tuttavia ancora sotto di un gol, mentre il tempo inizia a scarseggiare per recuperare questa gara. Ricordiamo che in caso di parità al triplice fischio si va avanti con tempi supplementari e ad oltranza anche con eventuali rigori, quindi c'è tutto da giocare per la Roma che disperatamente cerca il gol del pari. Però Giando, vedi come in questo caso l'Atletico Madrid al piccolo trotto giochicchia la palla, la Roma non andando a pressare fa il suo gioco, quindi scorre il tempo inesorabile su questa Roma, anzi sulla vittoria dell'Atletico Madrid che a questo punto mi sembra veramente abbastanza concreta. Intanto la Roma prova a sbugiardarci. Nuovamente in proiezione offensiva la squadra capitolina. Brancato pensa al tiro, preferisce servire Cassese in quanto le maglie della difesa avversaria si erano ampiamente chiuse. Intanto prova a fare da perno Simonetti, non gli viene recapitata la sfera. E infatti se lamenta con i propri compagni di squadra in quanto un Simonetti che gioca da pivot che fa perno, diciamo, potrebbe essere un valore aggiunto. Assolutamente, proprio per la sua caratteristica, oltre da finalizzatore, proprio da smistatore, un po' passami il termine, colui che ti indirizza il gioco, gioca e fa giocare, ma tipo, qui grandioso lo Tra due slalom, avversari, tra due sì. avversari, si trattava di Zoppino e Barbati. Qui ancora la volée, ottimo l'impatto, la precisione e come si dice, la Coordinazione, manca la coordinazione. potenza in questo Ma caso. ebbene sì, però vedi a larghi tratti Simonetti lascia intendere di essere un grande calciatore, anche se questa sera mi sembra un po' offline. Intanto ancora Atletico in avanti, sempre molto pericoloso. In precedenza ancora Simonetti impegnato nel suo gioco da pivot. Qui De Feo lascia sul posto l'avversario. Può ripartire in un ipotetico 4 contro 3, Cassese tira alle stelle ed oltre. E buca anche la rete del Centro Sportivo Maracanã, una vera bomba che buca la rete, ma che non buca la rete giusta. Intanto Conciliaboli in panchina, dovrebbe trattarsi di time out, ancora con Robottino di Palma che allarga le braccia e batte le mani. Abbastanza inconsistente il mister della Roma anche in Sì, questo caso. l'apporto di Di Palma sicuramente non è sufficiente, non è nemmeno vestito bene, casual questa sera, vista anche il clima, abbastanza caldo, una serata piacevole qui al Centro Sportivo Maracanã in Bosco Fangone. Un Di Palma, dicevamo, casual che non sta supportando al meglio i suoi, gesticola adesso rabbioso, sta schiumando di rabbia perché vuole la vittoria. Vuole la vittoria, ma non riuscirà a raggiungerla con tale confusione mentale. Un abbigliamento molto casual dovuto anche alle sue lunghe galoppate nei terreni di Nola e Civitile. Famosa ormai, Giando, è la sua falcata, sono ben 4 i metri al secondo che riesce a percorrere. Intanto si torna a giocare col possesso atletico. Proprio Patron Nappi ha chiamato il timeout alla disperata ricerca di ridimensionare, risettare la bussola per i calcettisti del Madrid, dell'Atletico ovviamente. Un po' stanchi alla fine, nonostante i due cambi. Adesso Patron Nappi si accomoda in panca con
Covone che ci sembra ancora sul terreno di gioco, intanto un altro possesso pasticciato. Di Palma fa il raccattapalle per gli avversari. Surreale il mister della Roma. Intanto proprio Covone va in gol. Patron Nappi azzecca la scelta e Covone regala una buona fetta di finale all'Atletico Madrid. Covone bravissimo qui, un grande taglio, ha decisamente anticipato la marcatura di Salvatore Cassese che si è prodigato appunto al ripiegamento difensivo, ma Covone bravissimo poi col destro di prima a battere Riccio, ricordiamolo Covone ambidestro, destro sinistro, quindi facilità di calcio in questo caso, mentre buona l'iniziativa di De Feo, ma la conclusione non è precisa, tutto facile per l'Atletico Madrid, Atletico quindi che adesso ha due gol di vantaggio, nottefonda per la Roma. Titoli di coda su questa partita? Direi di sì, Giando, una Roma che veramente si è lasciata prendere dalla confusione, troppo emotiva, una Roma che sicuramente avrebbe potuto portare a casa questa vittoria se avesse giocato meglio le sue carte, troppa confusione, troppa frenesia per questi calcettisti, un frizione che non è stato un cuscinetto adatto alla situazione. Giusta disamina mentre ancora possesso atletico che adesso gioca sul velluto, Roma all'angolo che tuttavia ruba la palla, potrebbe trattarsi di uno degli ultimi possessi, infatti De Feo chiama a gran voce i suoi. Simonetti qui si perde ancora nell'ennesimo dribbling quando poteva servire tranquillamente, brancato in verticalizzazione, ancora un dribbling, ancora palla fuori, dovrebbe trattarsi esattamente di rimessa per l'Atletico. Si è un po' intestardito già in questi minuti finali, felice, si è un po' caricato la squadra sulle spalle, ha visto che la Roma non riusciva a trovare la via del gol, nonostante le numerosissime iniziative, questo un po' forse ha demotivato il numero 6 della Roma, mentre qui giocata favolosa di buon augurio col tacco ad allargare per... mi pare Barbati. Beh, arriva il gol, attenzione, lì gol. Inaspettato, un fulmine a ciel sereno, il gol del 4-3 targato Simonetti, una segnatura importante. Vediamo il replay, verticalizzazione di Brancato, sontuoso controllo a seguire di Spettacolo. Simonetti e conclusione verso lo specchio di porta. Mai come in questo caso il portiere un po' impreciso si è abbassato troppo presto ed ha concesso la conclusione facile a Giando, ma Simonetti. colpa del fantastico stop del controllo a seguire di Simonetti col sinistro, tutto veramente molto bello, sfortunato Simonetti però c'è da dire in questa partita, marcato uomo da Zoppino, Nando Zoppino che questa partita è andato anche in gol, quindi una grande prestazione da parte del difensore dell'Atletico Madrid che non ha lasciato spazio all'iniziativa del numero 6 giallorosso. Una grande partita da parte sua, grande partita anche da parte di Jenny Bonacuro che in mancanza del compagno Zoppino si è occupato proprio del numero 6 Simonetti, qui subisce fallo e in grande stile supera Cassese, ricordiamolo, la grande stazza di questo numero 10 non va a precludere le sue abilità tecniche, un po' come il calabrone che strutturalmente non potrebbe volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Jenny Bonacuro non dovrebbe fare queste vinte, non potrebbe, vista la sua stazza, ma chi sono io per dirlo? E quindi lui non lo sa e delizia tutti gli appassionati del Maracanã. Soprattutto nel confronto fra Cassese e Bonacura, sembra quasi che Golia sfugge a Davide, nonostante diciamo, la storia La storia di biblica ci altro. insegna il contrario. Surreale anche il tunnel che si è dovuto sorbire Cassese. Pare tutto, almeno dalle immagini, Giando pare che sia stata tutta una velocità irrilevante, ma come ben sappiamo Nello Cassese, dall'alto della sua esperienza come esterno, giocatore veloce, asciutto, leggero, ma sicuramente veloce, e Gianni Boracuro è stato bravissimo, la ciliegina sulla torta di una torta che rappresenta la sua grande prestazione questa sera. Intanto qui Cassese trova il giusto movimento ma uno stop sbagliato. Vediamo se il numero 11 dai rossi capelli riuscirà ad impattare nel finale questa gara che vede la Roma alla ricerca disperata del 4-4. Intanto ancora una grande
Azione difensiva di De Feo contro Zoppino. Zoppino Non ha solo paura contro di lottare tutti. contro nessuno, De Feo. Solo contro tutti Zoppino, ma ha trovato davanti Vincenzo De Feo che gli ha sbarrato la strada con intelligenza più che col fisico, mentre qui Zoppino si lascia andare a un gestaccio, quello di allontanare il pallone. La panchina della Roma ha richiesto a gran voce l'ammonizione e diciamo sono arrivate le giustifiche arbitrali dicendo si sarebbe perso ancora più tempo per ammonire il calcettista avversario. Quindi il regolamento va sempre interpretato. Intanto qui ancora palla a Cassese che se la lascia morire fra i piedi. Fantastico, però qui Simonetti che a me pare proprio. Attenzione qui! Palla che balla pericolosamente sui ossi della linea di porta. Ma Vincenzo tutto. strilla a gran voce i suoi. Palla in calcio d'angolo e Atletico che torna a gestire palla attraverso i piedi del suo In portiere. maniera intelligente, qui giando tra il lancione dalle parti di Bonaguri intercettato. Intanto De Feo fa la superiorità numerica, prova a rovesciare al centro, calcio d'angolo, bisogna sfruttare queste occasioni come anche prima, 3, 4, 5 calci d'angolo che non si sono rivelati efficaci a causa della troppa pigrizia. Adesso palla a Simonetti che preferisce tirare invece che servire Cassese. In questo caso si poteva dare palla al numero 11 tutto solo, nonostante la posizione leggermente defilata. Ancora lui su questo calcio d'angolo, serve nuovamente Simonetti che agisce sempre sul secondo palo, prova a liberare il destro al tiro, ci mette la gamba Zoppino. Una capacità di allungare e di sbarrare lo specchio di porta assurda da parte di tutti i difensori dell'Atletico. Sì, Giando, ma questa permettimi, trattasi anche di esperienza, gabbia, vedi come subito si forma una gabbia su Simonetti che è il faro di questa Roma, mentre qui Cassese, clamoroso, ha cercato di servire, ha cercato l'1-2, di chiudere l'1-2 proprio con Simonetti, ma quest'ultimo non si è interessato. Cassese, solo davanti al portiere, avrebbe dovuto calciare in porta Giando. Autentico match point sprecato dalla Roma che poteva rientrare in gara sul 4-4, poi con i supplementari a disposizione si sarebbe parlato di un altro match, mentre qui ancora balla pericolosamente il fortino difensivo della Roma, ma termina qui la gara. C'è mancato un pizzico così, ma l'Atletico guadagna la finale. Giando, è stata veramente una bella partita combattuta da ambo le parti. A mio parere l'ha vinta la squadra più esperta, la squadra meglio costruita per questo trofeo. Non me ne voglia la Roma che ha dimostrato di essere una squadra arcigna, mentre qui c'è l'abbraccio bellissimo tra Patron Nappi e il mister della Roma. Patron Nappi che alla vigilia era deluso per questo sorteggio, ma è andata bene per lui. Onore a tutti, andiamo a sentire le interviste degli spogliatoi. Siamo qui con Patron Nappi e Covone, Raffaele Covone, una squadra che è arrivata in finale. Nappi c'è ancora, è vivo ancora. L'Atletico Madrid l'anno scorso forse ambiva per palcoscenici migliori, quest'anno non è Europa League, ma è un'Europa League che si vuole vincere a tutti i costi. Sì, è stata una bellissima partita con una squadra che non sapevamo già che ci avrebbe messo in difficoltà per la tenuta fisica. Loro andavano a 300, noi l'abbiamo messa sulla gestione della palla e su un po' di cattiveria agonistica. Veramente una partita mi è piaciuta tantissimo. E niente, per quanto riguarda l'anno scorso era un campionato diverso, erano altre persone, quest'anno anzi sono contento che insieme ai microfoni con me c'è lui che Cofondatore di questa squadra. spero che anche l'anno prossimo mi possa dare il suo contributo. Cofondatore che, se posso permettermi, in queste ultime settimane è un poco in ombra. Stasera invece ha dato veramente una mano ai suoi e ha fatto capire che questo Atletico Madrid è metà di Nappi, metà di Covone. Giocare con Nappi, con Teodoro, con Geni diventa molto più facile. Persone che con un passaggio ti mettono davanti alla porta, basta stoppare la palla e cacciare, si fa gol. Molto più facile con loro. Nando che dà una carica, Felice è un portiere di quel tipo, questi cambi non si vedono. Quindi squadra fatta bene, molto compatta. Anche se loro correvano molto, però noi comunque con quei giocatori era difficile perdere. Una squadra che qualcuno ha chiamato strategica, un termine che fa molto, si avvicina molto a Nappi. Il campionato è stato un po' in sordina con una squadra in cui non mancavano 4-5 giocatori. Poi, quando ci sono le partite che contano, c'è la squadra più importante in campo.
C'è stata qualche assenza pesante stasera? Un portiere, qualcun altro giocatore? Vuole dire qualcosa per questi giocatori che stasera non c'erano in campo? Santaniello, Aprile, diciamo proprio i nomi. Sono tutti elementi dell'Atletico, insieme a noi hanno vinto anche loro. Comunque noi abbiamo fatto quasi 20 partite di campionato e un'altra 6 o 7 nel girone, quindi se siamo arrivati qui anche merito loro. Poi nelle squadre che contano, per esempio, ecco, vedi, stasera io ho fatto 2 minuti, Felice non era venuto proprio, fortunatamente stasera è venuto, e se non fosse venuto comunque credo che ha fatto degli interventi decisivi. Di là Felice è davvero un grande giocatore, è la prima volta che l'ho visto giocare, sono rimasto sorpreso. Niente, guardiamo questa finale con merito, perché veramente ce la siamo sudata fino adesso, te l'ho detto. Chi c'è nella seconda lei in finale? Sassuolo o Real Madrid? Mi auguro di trovare i miei amici del Real. Ho paura del Sassuolo? Perché... No, una vale l'altra, se vuoi vincere devi vincerle tutte. Mi auguro di trovare il Real perché ho un legame fraterno con il loro presidente. Che anche qui. Che anche qui. No, no. Da sostenervi. È venuto a sostenerci e niente, ce la giocheremo con chiunque delle due. Speriamo di portare il trofeo a casa, come è giusto che sia. È finito il sogno per Mister Frizione, è finito il sogno per la Roma. Quest'anno è durato più degli altri anni, questo è il tuo primo anno del trofeo Jack, sei arrivato fino in semifinale, tutto l'anno è stato comunque una soddisfazione questa, è un anno positivo per te? No, anzi, devo dire la verità, non mi posso lamentare che stasera abbia fatto un'ottima prestazione, solo che ci siamo mangiati 3-4 gol, però abbiamo giocato bene. Che cosa hai imparato quest'anno al trofeo Jack, quest'anno con i ragazzi della Roma, come è stato quest'anno per te? Anzi, quest'anno è stato molto emozionante per me, molto divertente, perché a parte il fatto che i miei ragazzi mi hanno ingaggiato come mister della Roma e io devo essere molto fiero di questa cosa. Un anno travagliato, molte volte sei stato esonerato, poi ripreso, un vai e vieni, alla fine vuoi bene questi ragazzi, i ragazzi ti vogliono bene. Che vuoi dire? Un'ultima parola a questo gruppo che ti ha voluto e ti ha tenuto fino alla fine. Sì, anzi, devo dire la verità, anzi, pure per l'anno prossimo, comunque sono sempre con loro, con la Roma, e non li abbandono, perché poi abbiamo fatto anche un contratto per 3 anni, e allora io l'anno prossimo cercherò di fare molto meglio. Il sogno finale non si è avverato, l'anno prossimo? Se Dio vuole che il Signore ci accompagni, l'anno prossimo. Va bene, ringraziamo Frizione. Una parola a De Feo che voleva dedicare questa partita, anche nonostante la sconfitta, al capitano di questa squadra, il vero capitano, stasera eri tu, però una parola anche per Gianpaolo Cassese. Peccato per la sconfitta, soprattutto perché, come hai detto tu, la volevamo dedicare al patron Cassese, che in settimana ha subito un grave infortunio e quindi non è potuto essere tra i nostri oggi in campo, e sia come giocatore che come allenatore, quindi dedichiamo a lui questa partita, nonostante il risultato. E niente, che dire, una partita, penso, una finale anticipata, una bellissima partita, tirata fino alla fine. La differenza, secondo me, l'ha fatta il portiere avversario, veramente ottima prestazione per lui. Niente, ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato fino alla fine ad agguantare il pareggio e ad allungare la partita ai supplementari, ma non ci siamo riusciti. Onore all'Atletico, facciamo in bocca al lupo al patron Nappi, grande amico, e in bocca al lupo quindi per la finale. E mi espongo e dico che io tifo quindi Atletico, giusto per l'amicizia col patron Nappi. Atletico annoverava grandi nomi, voi forse avete peccato anche di inesperienza, loro erano più esperti a queste competizioni, più esperti alle finali, comunque ve la siete giocati fino alla fine. Io credo che l'esperienza in queste partite secche conti, sì, però per me la cosa fondamentale è la cattiveria, il mordente, quella è la cosa che secondo me... È mancata un po'. Va, secondo me va anche oltre quella che è l'esperienza, e quella ci è mancata. A volte vedevo, metto io prima di tutti, vedevo, non lo so, facce appese, poco mordente, poca cattiveria in campo, e quella secondo me conta più dell'esperienza, ed è quella che il secondo tempo nei 20 minuti finali ci è mancata. Cambieresti mister Di Palma vedendo come è andato l'anno, come è andata la partita, con qualsiasi altro mister del trofeo Jack, o ti tieni Di Palma nonostante le scelte giuste o sbagliate che siano? Ovviamente non lo cambierei con nessuno, è un ottimo allenatore, ma prima di tutto un ottimo amico. Secondo me la stagione della Roma è cambiata da così a così, da quando è arrivato lui sulla panchina, e niente, volevo dedicare a lui questo anno,
vittorie, sconfitte, quel che sia, qualsiasi partita. Ricordiamo che lo abbiamo ingaggiato, non lo conoscevamo, è diventato prima che un allenatore della Roma un grande amico.